Ringrazio Andrea che mi ha invitato personalmente, lo ringrazio perché ho ricevuto il suo libro e anche un carino invito a questo appuntamento, oltre naturalmente a Vincenzo che me l'aveva annunciato. Ma per ricollegarmi subito a queste ultime parole che abbiamo ascoltato, forse rischia di essere eccessivamente schematico, ma in realtà l'ascesa del Movimento 5 Stelle è, diciamo, dal punto di vista temporale, si coniuga con la crisi del movimento no global, del movimento altermondista. In qualche modo, anche agli occhi dell'opinione pubblica, il Movimento 5 Stelle sta dando rappresentanza politica a chi in questi anni ha animato le battaglie, appunto, per il reddito di cittadinanza, piuttosto che per un altro modello di sviluppo, piuttosto che per il taglio delle spese militari. E da questo punto di vista, per i beni comuni, tutta la battaglia referendaria. E quindi è evidente che, come spesso avviene in politica, nella quale non esistono vuoti, perché se ci sono vuoti c'è qualcuno che sicuramente li riempie, è chiaro che la sinistra deve fare mea culpa perché non è stata nelle condizioni, non è stata in grado e forse non ha neanche voluto, non è stata sufficientemente coraggiosa per intercettare e rappresentare quelle esigenze e anche quella voglia di cambiamento e di rinnovamento viscerale che si è espressa in questo voto politico. Io sono convinto che, insomma, queste elezioni sono così importanti che determineranno un prima e un dopo. Penso che davvero ci sia un passaggio di epoca e in qualche modo la sinistra, purtroppo, per tornare ai discorsi che si facevano prima, ancora una volta arriva troppo tardi, ancora una volta è apparsa agli occhi dell'opinione pubblica conservatrice e non innovatrice, come invece la sua storia dovrebbe dimostrare. I territori sono un laboratorio, possono essere un laboratorio di innovazione, di buona politica, non solo di buona amministrazione, anche di esperienze in qualche modo mutualistiche che ci riportino al senso profondo della sinistra, no? E quindi alla sinistra dei consigli, alla sinistra democratica, dell'autogestione, del movimento cooperativistico. Purtroppo le città in questo momento, i comuni vivono una crisi tale che davvero il tema è la loro sopravvivenza. C'è una situazione ambivalente, possono essere il luogo e il laboratorio di un'altra politica e anche di una fuoriuscita da sinistra da questa crisi, ma possono anche essere il luogo dove possono esplodere i conflitti sociali, le contraddizioni che questa crisi sta purtroppo mettendo in risalto, perché davvero se non succede qualcosa, cioè, è a rischio la convivenza civile. Io che faccio il sindaco da 8-9 mesi, mi rendo conto che più passano i giorni e più le situazioni di disagio diventano disperazione vera e propria. Io amministro una città che purtroppo ha il record negativo delle casse integrazioni, delle ore di cassa integrazione, una città dove, insomma, purtroppo ogni giorno chiudono fabbriche anche importanti del territorio, e mi rendo conto, tocco con mano davvero la crisi sociale, il rischio di una messa in discussione della convivenza civile se non saremo nelle condizioni di dare risposte ai cittadini. E questa crisi purtroppo, appunto, poi rischia di diventare una vera e propria crisi di civiltà. E da questo punto di vista credo che la politica debba dare delle risposte e credo che, insomma, il paese si aspetti molto da questo nuovo Parlamento, nonostante sia un Parlamento balcanizzato, dove è difficile individuare una maggioranza. Io credo che ci sia una grande opportunità, che è quella davvero finalmente di fare qualcosa per questo paese. In qualche maniera questo risultato ha permesso alla sinistra, e è stato secondo me un risultato eccezionale quello ottenuto con l'elezione delle due più alte cariche dello Stato, è un'occasione per rompere gli ormeggi. È un po', diciamo così, forse non voluta, una condizione di fatto che però mette la sinistra nelle condizioni di fare davvero una proposta innovativa adesso al Paese. E mai come in questo momento la sinistra è nelle condizioni di fare una proposta al Paese e di interpretare davvero quella voglia di rinnovamento e di innovazione. Io ho sempre pensato nella mia militanza politica che sinistra volesse dire innovazione. Proprio per sua natura la sinistra è l'innovazione, la sinistra è mettere insieme uguaglianza e libertà, e quindi
una mediazione, diciamo così, progressiva che permetta alla società di fare un passo in avanti. Purtroppo in questi ultimi almeno 30 anni, no, se vogliamo dividere il dopoguerra in un primo trentennio felice in qualche modo, in un secondo trentennio invece che ci sta portando alla crisi, purtroppo la sinistra ha dimostrato di non essere così innovativa. Ci sono tante esperienze locali che ci fanno pensare che invece è possibile. Penso che i comuni possano essere un'occasione di sperimentazione. Io sono un convinto europeista e anche un convinto municipalista e concordo assolutamente con quello che hai detto tu. Cioè, lo Stato deve diventare un trade union e basta, non può essere il regolatore. Perché l'Europa, se vogliamo farla diventare l'Europa politica che noi tutti auspichiamo, ci vuole un rapporto diretto, deve essere l'Europa delle comunità locali, che in qualche modo insieme, coordinandosi, collaborando, costruiscono un altro modello di sviluppo, un altro modello di società. Il libro è interessante perché davvero costruisce una rete tra le vicende di Genova, l'impegno personale e le vicende nazionali, no? E la politica nazionale e la vita del paese. Anche noi stiamo tentando nel nostro piccolo di dare alla cultura un ruolo preminente nel rilancio dell'economia locale. È chiaro che è molto difficile, no? Sviluppo significa economia, cultura significa economia, cultura significa sviluppo, ci vuole tempo per realizzarlo. Noi però una cosa l'abbiamo subito notata, che investire sulla cultura, investire su un modo diverso di vivere la città, determina comunque una rigenerazione della convivenza civile. C'è un risultato che si percepisce subito: vedere un teatro pieno di giovani, cosa che non era mai successa nella mia città, vedere nascere spontaneamente iniziative culturali e gruppi di giovani che forse non avrebbero mai pensato di far parte della vita culturale cittadina, ci ha fatto da subito capire che è la strada giusta per cercare di ridare vita a città che rischiano purtroppo di convivere solo con i loro problemi. Quindi, insomma, da questo punto di vista, la cultura è l'unica strada che possiamo perseguire dentro nei comuni, nelle comunità locali, per cercare anche di ridare consistenza alla convivenza civile e ridare un senso alla comunità. In Europa la cosiddetta economia della conoscenza, la cultura in senso lato, vale grosso modo il doppio dell'economia tradizionale, e probabilmente, se è così, ci sarà un motivo. Se in tutta Europa, e non solo in Europa, ma pensiamo a quello che ha fatto Obama e che dice Obama, si riparte dalla formazione, dalla scuola, dall'università, dalla cultura in senso lato, quindi come formazione permanente dei cittadini, un motivo c'è, e probabilmente la crisi che vive questo paese è anche, diciamo, conseguenza del fatto che in questi ultimi 30 anni non si è fatto nulla, o peggio, si sono tolti i finanziamenti alla scuola, alla formazione e più in generale alla cultura. Quindi l'impegno nei nostri comuni è quello, sicuramente di sopravvivere, ma anche di dare una prospettiva e ridare un po' senso alla parola futuro e ridare una speranza soprattutto ai nostri giovani, perché un altro aspetto importante è che quando si investe sulla cultura si torna a parlare con i giovani, perché forse non sembra o c'è una cattiva comunicazione nell'opinione pubblica. In realtà le vicende che riguardano la cultura, la formazione permanente, ti permettono di entrare in contatto con giovani che altrimenti difficilmente entrerebbero in contatto o con le istituzioni o con la politica, diciamo così, tradizionale. Quindi questo è un altro elemento, come dire, a sostegno di politiche pubbliche che abbiano, come dire, come cuore pulsante quello di rilancio di un'attività legata, diciamo così, alla conoscenza e alla formazione permanente di tutti i cittadini. Quindi questa, diciamo, le considerazioni che mi venivano ascoltando le vostre parole in un momento, secondo me, assolutamente cruciale per i destini del nostro paese e in qualche modo anche dell'Europa, perché insomma si sta rimettendo in discussione anche l'identità europea, e credo che, insomma, il nostro paese, in qualità anche di socio fondatore dell'Europa, debba avere un governo in grado di dire la propria e di dare un'idea di quale Europa vogliamo, e insomma sarebbe bello che nascesse un governo con questa aspirazione, con un'aspirazione fortemente europeista.